Buongiorno amici, oggi ancora una volta come punto di partenza ho scelto il Passo Cibiana perché intanto è vicino casa e poi è un ottimo punto di partenza per molte escursioni veramente belle come la zona di Sfornoi, Sassolungo. Passo Cibiana è un punto strategico. Oggi vi porto sullo Spitz de San Piero, una cimetta poco conosciuta, però che offre un panorama veramente veramente bello. È facile, classificata EE F+, passaggino di primo nell'ultimo caminetto, ma veramente facile. Sì, mi trovo un'altra volta qui su sto sentiero in mezzo al bosco che in circa 40 minuti di cammino ci portano in quel punto dove ci sono tre sentieri e oggi prendiamo quello tutto a destra che poi taglierà praticamente in maniera orizzontale la parte sud della nostra cima. Ogni tanto il sentiero con dei piccoli sali e scendi dà un po' di tregua. Questo qua in mezzo al bosco è molto lungo, ma alla fine basta ascoltare il bosco, non c'è nessuno, mattina presto è uno spettacolo veramente, è un modo ogni volta per ritrovare se stessi, bello. Tra non tanto dovrei arrivare in quel punto che per me è fondamentale stavolta per centrare appieno appunto la nostra escursione. Arrivati a questo punto è fondamentale seguire il sentiero 485. Per qualche metro poi troveremo altre insegne più avanti, ma a sinistra si stacca il 483. Noi proseguiamo qualche metro per il 485 e dopo si trovano dei segnavia così come questo che ci indicano appunto che siamo sul sentiero giusto. Si percorre tutta questa traccia quasi pianeggiante e dopo più avanti troveremo altri segnavia. Dopo una breve risalita si scende nel versante opposto della nostra montagna, si segue sempre il 485 verso le Calades o Baita da Recopada. Ora mi trovo in questa zona che si chiama Pian d'Anjas, a 1870 metri di quota, dove veramente il bosco fa da padrone. Dopo un tratto abbastanza lungo e pianeggiante mi trovo in questo punto che è praticamente una terrazza panoramica sulla Val Zoldana. Ormai davanti a me il gruppo dello Schiara, Sasso di Bosco Nero, e laggiù abbiamo appunto il rifugio Bosco Nero. Questa è una bellissima terrazza panoramica. Noi invece continuiamo qua giù, questo sentiero taglia tutto in orizzontale la nostra cima. Questo tratto qua merita una ripresa per il panorama. Il nostro sentiero cammina tutto lì in orizzontale. Qui abbiamo già davanti a noi le prime formazioni rocciose. Bellissimo, un'altra bellissima giornata oggi. I due gendarmi di Sfornoi lassù. Sempre il sentiero 485 passa davanti a questa bellissima caseretta che nel mio caso ve la farò vedere al ritorno, faccio tappa al ritorno, però è bellissima, guarda qua, tutta in legno, è una baita da Recopada 1856. Io mi fermo al ritorno, ve la faccio vedere anche dentro. Adesso si prosegue sempre in orizzontale.
sullo sfondo il pelmo, ma io mi fermo qui perché è dove inizia, secondo me, il tratto più impegnativo e più importante della salita, anche perché il sentiero 485 continua ad andare avanti, ma qui sulla destra si stacca questa traccia con un piccolo metto e inizia a salire qui in mezzo al bosco, in mezzo al prato, e la traccia si vede poco, ma c'è anche un segno rosso. Purtroppo non c'è nessuna insegna perché da qui è segnalata a bollini e ometti. Comunque ve la farò vedere più o meno com'è. Qualche minuto di traccia ripida troviamo segni di vita, la scritta Spitz e una freccia rossa. Questo vuol dire che siamo giusti. Giunti a questo punto, credo di essere uscito finalmente dal bosco. Si trovano ancora ovviamente i bollini rossi che ci indicano la strada, però sono fuori dai mughi. Ora si risale qui, accanto alla parete c'è anche un ometto, il terreno è un po' quello che è, un po' di ghiaia, e appena lì a destra c'è l'ultimo cammino che vi dicevo inizialmente. Ecco sotto al cammino che ci porta direttamente in cima. Prima di fare una piccola crestina molto breve, poi si trova subito la croce diretta. Il panorama ora si apre anche dall'altra parte su Monte Rite, Antelao e Pelmo, sempre da padrone. Terreno molto friabile, bisogna stare un attimo attenti dove si mettono i piedi, con qualche passaggino di primo si esce dal cammino. La nostra vetta di oggi, bellissimo. Spitz de San Piero, con una veduta spettacolare.
qui dalla cima dello Spitz di San Piero, la piccola croce di vetta. Come vi ho fatto vedere, il panorama da qui su è veramente veramente bello. Ora però pian piano scendo, che vi faccio vedere quella baita che abbiamo passato prima. A dopo. Trovo già sul sentiero principale, sempre sentiero 485, e ora andiamo verso la baita che ve la faccio vedere dentro. Ed eccomi qua, arrivato a una discreta velocità già alla baita. Ora entriamo, ve la faccio vedere dentro. Guardate, è bellissima tutta in legno. Libro sopra, di sopra qui ci sono, non dico i letti, però dove si può dormire. Poi qui abbiamo tutto quello che lascia la gente, birra, caffè, un'altra birra. Molto 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 bella, i guanti, non c'è modo di scaldarsi, però vedo che fuori hanno fatto il fuoco. Stupendo posto, veramente veramente bello. Mi trovo ormai vicino al parcheggio, volevo farvi un breve riassunto del giro. Siamo partiti dal passo di Cibiana, inizialmente si prende la stradina bianca che d'inverno è una pista di fondo, fino al famoso bivio dove partono i sentieri, e alla fine abbiamo fatto circa 600-620 metri di dislivello, e lo danno come escursionisti esperti F più qualche passaggino di primo verso la fine. Io vi saluto da qui, spero che il video vi sia stato utile e ne vale la pena venire qui a fare questo giro. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!